Cari amici di Una Birra Con, bentornati per un nuovo appuntamento su uno scenario magico quale quello di Styles, il birrificio artigianale che ci ospita in questa serie di puntate che ci aiutano a scoprire la Videx del 2021-2022, una MG Scuola Pallavolo che si prepara d'estate per la prossima stagione, lo fa pian pianino svelando quelli che saranno i prossimi protagonisti, e noi abbiamo qua altri due importanti pedine che saranno a disposizione di coach Ortensi e coach Minnoni. Abbiamo per la precisione Stefano Perini, che è una riconferma, lo possiamo dire, bentornato, e adesso ne parliamo. E poi Valerio Mercuri, che è una new entry, ma che conosce benissimo questo universo, conosce benissimo anche Stefano, insomma, conosci in gran parte di loro perché eri a Monte Giorgio quest'anno in Serie C, quindi il gruppo lo conosci molto bene. Adesso affronteremo una piccola chiacchierata insieme, ma per farla noi sai che abbiamo bisogno di un supporto, di un aiuto. Allora Christian viene in nostro soccorso perché siamo qui al birrificio Styles e ovviamente la birra è l'elemento centrale che ci caratterizza. Poi soprattutto quando abbiamo la possibilità di avere birre così buone non possiamo tirarci indietro. Quindi Christian, cosa ci prepari oggi? Oggi vi preparo la Piuma, che è una blanche, quindi una birra di frumento, e viene utilizzata come speziature dolce d'arancia, coriandolo e pepe rosa. Bella rinfrescante e dissetante per questo caldo. Ci sta, intenso, perché è iniziato un caldo importante in queste settimane. E quindi andiamo ad assaggiarci questa prima, c'è un colorito. Stefano, sei un amante delle birre? Sì, no, purtroppo, davvero pure. Buon proseguimento. Grazie mille, Christian, grazie davvero, a voi. Grazie, è fantastico. E noi brindiamo, cominciamo sempre con un bel brindisi, ragazzi, alla vostra, alla Videx, per iniziare alla grande questa puntata, ma anche la stagione che sta arrivando. Ah, sempre magnifico sorseggiare una birra Styles, è davvero qualcosa di incredibile. Allora ragazzi, io partirei proprio da Valerio, visto che si trova davanti un'esperienza, un'avventura pazzesca, no? Perché ti ritrovi a confrontarti, ti confronterai con campioni della Serie A, con un campionato che tra l'altro si sta rivelando anche ricco di squadre attrezzate, quindi avversari importanti. Chiaramente il tuo sarà un ruolo quello di completamento, no? Della rosa, però molto importante, perché dovrai tenere alti i ritmi in allenamento, dovrai farti trovare pronto. Ecco, come ti sei sentito quando coach Ortensi ti ha fatto la chiamata, quando la società ti ha cercato? Che hai pensato? È stata una bella botta proprio di vita, perché quella mattina, infatti, quando mi ha scritto Massi, sono rimasto un attimo sconcertato perché non me l'aspettavo proprio. Però sin da subito stavo contento di questa possibilità. Non sarà facile perché ho giocato sempre in categorie più basse, quindi un attimo non so bene come sarà, però comunque l'impegno ci sarà sempre, quindi la voglia pure, quindi spero di fare bene. Tra l'altro viene da un campionato anche particolarmente complicato, perché è stata una stagione un po' strana, no? Però ecco, una Serie C che ha avuto anche dei bei momenti, che diciamo intanto passano sopra di noi con un paracadute, sentite il rumore, probabilmente vi rientra qui durante la trasmissione. Ecco, una stagione che comunque t'ha dato tanto, sì, e ti prepara bene, ma adesso ti fermerai, ti riposi un attimo, oppure sei già al lavoro a livello atletico, fisico? Sì, a livello fisico sì, sto andando in palestra, quindi mi sto tenendo allenato. E adesso si farà qualche partita a beach e poi si ripartirà. E poi si riparte, tra l'altro riparti nel tuo ruolo originale, sì, perché quest'anno eri schiacciatore, sì, a Monte Giorgio. Un paio d'anni che hai fatto il cambio di ruolo per schiacciatore. E quindi qua invece sarai libero, sarai vice Romiti, sì, in pratica. Qui Roberto vi conoscete, sì, sì, ovviamente da molto, è un punto di riferimento. Sì. Però vi spero, ecco, da apprendere anche da lui. Stefano, che dire di questo giovane? Infatti non è detto che Romiti vince Romiti, esatto, fa anche essere Romiti. Diciamolo, perché ci sta seguendo, quindi è giusto sottolineare queste cose. Non è detto che tu sia vice Romiti, potresti partire tu primo, ma che vogliamo dire di questo ragazzo, del nostro Valerio? Tu lo conosci, è un bel traguardo per lui, regarlo al gruppo. Come lo è stato per me, anche per lui, perché se lo merita, se avrebbe avuto la voglia
voglia di giocare, quindi giusto così. È giusto, anche perché poi il gruppo è un bel gruppo, quest'anno l'hai vissuto da vicino, come l'hai vissuto da dentro, in tutte le situazioni che abbiamo fatto anche online, quando ci siamo collegati a sera, ho visto sempre grandi commenti, ti taggano di continuo, sei diventato un punto di riferimento, a livello tecnico ti ricordi della top list che hanno citato più volte. Ecco, raccontaci un attimo col senno di poi, anche ripensando a questa stagione, che clima hai vissuto, come è stato ritrovare anche questi compagni, come li ritroverai l'anno prossimo, e se ti ha fatto piacere anche la riconferma che è arrivata da parte della squadra. Riconferma per prima cosa, mi ha fatto piacere, quello che mi ha fatto più piacere è stato questo. Poi sono anche contento di ritrovare tutti i compagni, perché veramente stanno, era tanto che non mi capitava di trovarmi così bene con un gruppo, con tutti i ragazzi, quindi sono veramente contento. No, beh, sicuramente sarà anche motivo, no, e occasione per confermare una linea, una strada che la società in questi anni ha preso, che è quella comunque di valorizzare le risorse del territorio, perché poi siete entrambi ragazzi nati e cresciuti proprio sul territorio e che quindi non solo conoscono bene i compagni, ma conoscono bene il modo di lavorare la società, gli obiettivi. Adesso, ultima domanda prima di passare al faceto, insomma, al momento della vacanza. Gli obiettivi di questa stagione saranno obiettivi importanti come lo sono stati negli ultimi due anni. Ecco, secondo voi quanto sarà complicato il campionato di A3 che andremo ad affrontare? Avete dato un po' uno sguardo alle altre squadre, che impressioni le siete fatti? Sicuramente sarà molto più complicato dell'anno passato, perché comunque si sono rinforzate tanto parecchie squadre. Però ecco, anche noi comunque siamo lì per dire la nostra, perché la squadra comunque c'è. Comunque è una squadra che l'anno scorso ha fatto semifinale e ha perso per sommando due partite. Che ha vinto la regular season, peraltro. Lui anche è stato un cammino importante durante la stagione. È stato un cammino da 10 fino alla semifinale. Poi semifinale comunque che è stata persa per 4 palloni, se vai a vedere. Non è che, assolutamente. Si parla davvero di inezie, quando stai lì a centimetri proprio. Valerio, tu ti sei fatto un'idea, hai seguito un pochino quest'anno la 3? Sì, ho seguito non tantissimo, però sinceramente mi aspetto che sarà difficile, particolarmente per me. Dopo, ecco, piano piano, forse le due squadre saranno insieme. C'ha un fascino particolare, no? Sì. Sapere di andare a sfidare squadre importanti, sì. Roster con nomi pesanti, perché poi ho visto che tanti atleti grossi di livello, comunque anche di A2, hanno scelto di venire in A3, insomma, notizie recenti, anche lo stesso Matteo Paris a Palmi, che non sappiamo ancora se lo beccheremo, perché probabilmente saremo nel girone nord, stiamo aspettando insomma un po' di capire come sarà la geografia della prossima serie A3, però ecco, insomma, ci sono grandi nomi che hanno scelto un campionato di questo tipo, un campionato di questo livello, quindi ancor più vi farà piacere trovarvi di fronte a, no, questi avversari. Senti, ma per prepararsi al meglio alla prossima stagione, Stefano, diamo dei consigli a chi ci segue. Cosa devono fare gli atleti, i tuoi compagni di squadra? Cioè, perché ho sentito voci discordanti, qualcuno si allena, continua a allenarsi, sta attento alla dieta, qualcun altro invece si rilassa, va in vacanza. Io so che tu hai una ricetta tutta tua, tipo, dicevamo, della birra, certo, che è una costante. Poi bisogna staccare, secondo te, oppure... Assolutamente, non giocare a beach è la cosa più importante. Ecco, vedi, che sembra... Il mare, se va, sta sotto lo chalet. Oh, beach, ricordiamolo. Quindi sole, spiaggiati, birra, sempre pronta, styles, così ci ritroviamo tutti insieme. E poi, vuoi dire, calcetto? No. Sport zero. No, vabbè. Si può fare qualcosa, sì. Ok, sì, sì. Pallavolo ricominceremo ad agosto, bisogna disintossicare. Quando arriva l'estate è meglio staccare i canali, spegnere tutto. Poi l'Olimpiadi stai tanto. Ci sono gli europei di calcio che sono in corso di svolgimento. Poi ci sono le Olimpiadi che arrivano. Wimbledon. C'è Wimbledon nel mezzo, quindi c'è il tempo. Qui c'è tanta TV da poter guardare, esatto. E quindi quello sicuramente può costituire un ottimo allenamento. Vedi, Valerio, devi imparare da chi, anche perché Stefano è un modello di riferimento anche per gli altri ragazzi, quindi devi prendere appunto sulla immaginiamo chi ci sta seguendo, commentate sotto, perché poi chiaramente anche loro risponderanno ai commenti che troveranno, potrai anche tu dare ulteriori dettagli in merito se qualcuno ti chiede. Ma a parte tutto, ma il beach a te piace, quindi sì, d'estate piace abbastanza. Sì, sì. Ok, quindi fai anche proprio torneini in zona. Sì, di solito sì, adesso quest'anno, questi ultimi anni purtroppo non ci sono stati,
sì, niente di così importante, però ecco, per divertirsi sì. Ma seguirete ovviamente il volley delle nazionali alle Olimpiadi, certo. È una domanda che ho fatto anche un po' agli altri ragazzi, questi di Fiera Italia, speriamo bene, ci arriviamo comunque carichi, per cui speriamo molto, speriamo di portare a casa medaglie, considerando che insomma è da tanto, cioè ci è sempre mancata il bersaglio grosso della medaglia più importante, però insomma, speriamo di bissare quantomeno la finale di 4 anni fa, anzi di 5 anni fa. 5. Dobbiamo dire che è un 2021 molto strano, no? Un 2021 in cui non abbiamo neanche avuto tanto pubblico per via delle situazioni Covid. Ecco, quello un po' ti è mancato, sentire la spinta e il calore di grotta, che tu lo sai, insomma, è sempre un elemento in più. Comunque, cioè, è stato un fattore che si è sentito, perché comunque alla fine gioca fuori casa o in casa non cambiava più niente, tranne alla fine che in qualche palazzetto fuori casa era come giocare con pubblico, però vabbè. Però questo è un problema magari in certi palazzetti, il nostro regista annuisce, che c'è Fabio dietro che è ben cosciente, però chissà, speriamo, no, adesso pian pianino con le riaperture anche estive di poter tornare a respirare anche l'aria di casa, intesa proprio col tifo, il calore del pubblico che sappiamo essere. Ma tu sei un tipo, Valerio, da pubblico? Cioè il pubblico ti gasa, ti carica o ti dà fastidio? No, mi gasa. Di casa, sì. Di sentire la curva che ti carica, ma invece il pubblico contro quando sei fuori casa ti deconcentra? Ma non tantissimo, chiaramente no. Riesci insomma a essere concentrato. Benissimo. Io ragazzi siamo ai saluti praticamente, prima però dei saluti un'ultima domanda. Direi, anzi, la facciamo col pallone, perché noi stiamo facendo la raccolta, diciamo così, delle firme sul pallone. La domanda che noi stiamo ponendo è che numero sceglierete? Perché diciamo che ci sono già alcuni numeri che sono stati già opzionati, ci sono alcuni casi di doppio numero analogo per i nuovi arrivi che dovranno decidere cosa scegliere. E visto che appunto Valerio è un nuovo arrivo, siamo curiosi di sapere. Ma io penso che non ho problemi, però, perché non vorrà nessuno. Io dopo quest'anno che non ho potuto prendere perché era delle casse, ritorno con il mio 11. E quindi tu ritornerai al tuo 11 classico, per cui salutiamo tra l'altro Gas che ci starà seguendo e lui sicuramente si sarà dato al mare, Gas, alla grande. Quindi numero 11, eccolo qua per Stefano Perini. Mentre per quanto riguarda Valerio, cosa otterrai? Negli ultimi anni ho sempre preso il 17. Ah, è un numero scaramantico. Di solito non lo vuole nessuno, quindi immagino, non penso di avere problemi. Solitamente ci sono due numeri, il 17 e il 13 per gli americani, no? Che magari soprattutto loro hanno problemi gli anglosassoni col 13, però 17 ci vuole un bel coraggio. Ti ha portato sempre fortuna? Sì. Anche quest'anno. Per cui anche quest'anno, allora ragazzi, tu sei tipo da scongiuri? Sì, io lo so un po'. C'hai delle. Sì, quindi sì. Che lui porta sto 17 per dà un po' fastidio. Male. Dice sarà un po' un problema. Quindi vediamo come comincia il campionato. Okay. Sappiamo che se non parte col piede giusto, il problema sta lì. Quindi gli cambiamo il numero e gli mettiamo un 2, 27, lo facciamo diventare, troviamo un modo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qua con noi per questa birra con. Ci finiamo la nostra birra. Che è veramente buona, com'è? Buona. Ti piacciono le birre più leggere oppure preferite quelle più pesanti? Quelle leggere sono gustose, soprattutto quando c'è questo caldo d'estate, si prestano bene. Noi ci ritroviamo per un'altra puntata con una birra con, ovviamente lo scopriremo con chi, perché stiamo scoprendo pian pianino i tasselli della prossima Virex. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali. Ringrazio come sempre il nostro regista Fabio Verducci, che da dietro la regia e le telecamere ci tiene sotto controllo, e ci ritroviamo per la prossima puntata. Saluto a tutti e forza Virex!